Assessore, beh, c'è questa ipotesi ventilata di un ministero per lei. Che notizie sono arrivate alla diretta interessata? Nessuna notizia, sappiamo che insomma di nomi ne sono circolati tanti nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, quindi questa è la situazione attuale. Cosa sarebbe se veramente lei venisse nominata ministro, tra l'altro della famiglia e della disabilità, che tra l'altro è un ministero molto molto richiesto, su cui si è tanto caldeggiato, soprattutto negli ultimi tempi? Ma allora non parlo rispetto a nomine eccetera, parlo sull'importanza di questo ministero, che è un ministero fortemente voluto dalla Lega, fortemente voluto da Matteo Salvini, proprio per cercare di dare voce a tutte quelle persone che oggi non hanno voce. E noi sappiamo che oggi le varie deleghe sono spezzettate in più ministeri. Credo che raggruppandole e concentrandoci sui veri bisogni delle persone disabili, la non autosufficienza, insomma, la famiglia, la politica per famiglia, insomma, possa effettivamente dare una spinta diversa anche a questo paese.